Nel derby di Coppa Italia l'Ovidiana Sulmona supera di misura il Raiano grazie ad un gol nei primi minuti. Presenti al Cipriani diversi spettatori, costretti però a non poter seguire la gara dalla tribuna, che è stata chiusa per ragioni di sicurezza a seguito di un sopralluogo nella giornata di sabato, dove sono stati riscontrati problemi di staticità in attesa di verifica. A causa di questa situazione, lo stadio non può ospitare più di 100 persone. Biancorossi in campo con il 4-3-3 con Aquino sostenuto da De Vincentis e Pacella. Nei padroni di casa del tecnico Gianluca Casanova all'esordio in promozione gioca Luciano Luzzi come punta. Parte bene la squadra di Di Felice che al quarto sblocca il risultato, traversone dalla destra di Aquino per la testa di Coletti, palla respinta dalla traversa e dopo la ribattuta si inserisce De Vincentis che prevale rispetto a Nuri e Di Giandomenico realizzando il gol del vantaggio che aveva lasciato presagire una partita diversa rispetto a quella che è stata in realtà. I ritmi infatti calano e sino alla fine dei primi 45 minuti di gioco non accade proprio nulla di rilevante. Alla mezz'ora Di Felice è costretta ad un cambio, esce Del Gizzi per infortunio ed entra Di Cicco. Si vede il Raiano al 32esimo con un tiro di Zaccagnini respinto da Cattafesta e poi con una punizione di Giovanni Verrocchi. La risposta di Sulmonesi al 42esimo con una conclusione dalla distanza di Baci parata da Stivaletta. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa esce l'autore del gol De Vincentis per dare spazio a Zimei. Al primo tentativo insidioso di Pacella e qualche minuto dopo di Coletti, all'ottavo bel calcio di punizione di Giovanni Verrocchi, altrettanto bella l'opposizione di Lorenzo Cattafesta che devia in angolo. Al 23esimo Saponaro, entrato al posto di Luzzi, reclama un fallo in area di Lorenzetti. Il rigore l'attaccante raianese lo ottiene qualche minuto dopo quando per l'arbitro Sibili di Chieti commette il fallo Tosti con il difensore biancorosso che rimane incredulo. Alla battuta si porta a Medoro ma si distingue Super Cattafesta che respinge sia la conclusione del numero 10 che quella successiva di Federico Verrocchi. Un doppio intervento che vale come un gol. L'ultimo sussulto del match è un tiro di Zimei al 92esimo terminato fuori. Finisce 1-0 per l'Ovidiana Sulmona. Di Felice, un solo gol per il Sulmona dopo 4 minuti, ci si aspettava di più quest'oggi? Vabbè, bisogna dare merito ai ragazzi del Raiano che hanno fatto una grande prestazione. Fisicamente stanno meglio di noi, più rapidi, aggressivi, ci hanno prestato in tutte le parti e alla fine diciamo che abbiamo fatto una buona sgambatura, però abbiamo rischiato troppo, Positivo l'esordio del portiere Cattafesta che ha messo in evidenza le sue qualità, in particolare quando è riuscito a parare quel rigore che ha salvato il risultato. Ah, oltre al rigore ha parato pure la punizione, ha fatto una bellissima punizione e la parata del primo tempo qui sembrava gol. Però Cattafesta non sapevamo che era forte, però non lo volevamo vedere oggi, nel senso che mi aspettavo molto di più, però alla fine dobbiamo capire che siamo bravi, però se non scendiamo in campo con la cattiveria che ci ha messo Raiano e facciamo un po' di fatica. Pacella ha un po' sofferto in quel ruolo? No, ma i carichi dei lavori, l'ho detto, noi se uno guarda la partita bene, loro fisicamente stavano molto meglio di noi, erano più rapidi, diciamo. Però l'unica cosa che abbiamo fatto giocare troppo, il numero 10 loro, Medori, che è stato, ci ha creato molti, molti problemi, ci ha creato. Però alla fine teniamo stretto il risultato e pensiamo a migliorarci perché dobbiamo migliorare, dobbiamo ancora essere più rapidi nel pensare, siamo troppo lenti, precipitosi, però alla fine Raiano meritava pure il pareggio, bisogna essere onesti, meritava, però è andata così, va bene, abbiamo visto un grande portiere, però dobbiamo migliorare un po' tutto. Tutti accorgimenti che serviranno per migliorare sin da domenica prossima in occasione della gara di ritorno per poi essere prontissimi in occasione del campionato, perché lì non si potrà fallire, il Sulmona dovrà partire con il piede giusto. Ah sì, queste sono partite importanti per noi perché queste partite ti puoi allenare quanto vuoi, però se non giochi è la partita che ti dà la condizione fisica. Noi si è visto lampante che siamo lenti ancora, non siamo rapidi, veloci, arriviamo sempre secondi alla palla, però alla fine abbiamo sofferto un po' troppo perché la squadra come la nostra doveva più amministrare e cercare nelle ripartenze di chiudere la partita. Non ci siamo riusciti, però l'importante è che è venuta la vittoria, l'unica cosa positiva è stata la vittoria. Casanova, Raiano subisce il gol nei primi minuti, poi tiene testa al Sulmona. Quanto rammarico per quel rigore fallito? Ma è rammarico relativo, perché comunque per noi questa era una partita che ci serviva per capire a che punto ci troviamo e
credo che sono molto fiducioso per il futuro, sono consapevole che c'è tanto da lavorare, però alla fine sono soddisfatto della gara, solo il risultato insomma un po' negativo. Quali indicazioni ti ha dato questa partita e dove migliorare nello specifico? Dove migliorare? Ci sono tante cose da migliorare sia nella fase di non possesso che in quella di possesso. Però i ragazzi hanno provato a tratti ad applicare ciò che proviamo in allenamento e quindi già quello è motivo di soddisfazione in quanto il tentativo di provare a lavorare c'è insomma. Per te è l'esordio in promozione, ti senti emozionato per questo nuovo campionato da allenatore? Ma è una piccola soddisfazione per me, che sto al quarto anno da allenatore, però emozione fino a ieri, devo dire, poi stamattina massima tranquillità, ero solo concentrato sull'andamento della gara. Per il campionato l'obiettivo ovviamente è quello della salvezza, ci sarà molto da lavorare, l'importante sarà partire con il piede giusto. Sì, beh, partire bene sarà fondamentale, l'obiettivo salvezza è dichiarato da un po' tutti, speriamo di riuscirci, ma sono convinto, sono molto fiducioso che col lavoro e con la determinazione che i ragazzi ci mettono sia in allenamento sia oggi nella prima gara ufficiale, sono convinto che riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Arriveranno rinforzi oppure la squadra rimarrà così? Stiamo cercando uno o due posizioni ancora per cercare di migliorare la rosa, se ci sarà l'occasione per prenderle ben venga, altrimenti inizieremo il campionato in questa maniera. Sul Mola come l'hai visto? Beh, bene, sul Mola qualche giocatore che si mette in risalto l'intera rosa, ha due o tre elementi che veramente fanno la differenza. Anche per loro sono sicuro che con i carichi di lavoro della preparazione oggi non è il test migliore che si potesse effettuare, però è una squadra che sicuramente lotterà per il vertice. Un rigore parato e altri buoni interventi, si presenta così agli sportivi di Sulmona Lorenzo Cattafesta. Come valuti questa tua prima partita ufficiale in biancorosso? Beh, diciamo che è andata nel migliore dei modi, nel senso che comunque al di là della prestazione era importante partire bene. E poi un po' sono stato fortunato, però fa bene partire così, è importante la vittoria e dobbiamo migliorare tanto e da martedì subito cominciare a pensare sia al ritorno che al campionato, che non ci nascondiamo, è il nostro obiettivo. Nelle scorse settimane ti eri messo sul mercato, poi la scelta di Sulmona, da che cosa è stata determinata? Sì, diciamo che c'è stato un epilogo con l'Aquila che è andato male e poi il presidente del Sulmona è stato quello che mi ha fatto scegliere in maniera molto più facile rispetto ad altre squadre che mi hanno cercato anche di categoria superiore. È una persona molto seria, è una persona che mi ha subito convinto e poi sono i colori, biancorossi, e sono gli stessi della mia città, quindi diciamo che era molto più facile fare questa scelta e sono contento di averla fatta. Come diceva prima il mister Di Felice, c'è solo da migliorare dopo questa partita, anche perché le potenzialità e le qualità ci sono per far bene in questa stagione. Sì, dobbiamo essere più sicuri di noi stessi, siamo forti, dobbiamo giocare, dobbiamo scrollarci un po' questa paura che abbiamo e dobbiamo lavorare, ascoltare più quello che dice il mister e quello che proviamo la settimana dobbiamo metterlo in pratica la domenica e fare cose semplici e cominciare un po' a cambiare mentalità. Dobbiamo vincere, quindi bisogna essere un po' più tranquilli, spavaldi e cercare di giocare e vincere. Intanto quest'oggi Lorenzo Cattafesta ha compiuto una parata che vale veramente una vittoria, sei d'accordo? Diciamo che dai, sono stato un po' fortunato, un po' di bravura, anche se la punizione la volevo rivedere perché forse avevo posizionato male la barriera, quindi sono riuscito a rimediare all'errore e poi il rigore è un po' di fortuna, dai, diciamo che ci prendiamo il risultato.